per essere presenti, e soprattutto da Presidente dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia il saluto è doppio, perché oggi è un corso di formazione per i giornalisti, quindi siamo molto contenti di aver ricevuto questa proposta. Grazie ovviamente a chi ci ospita, e il sottoscritto risponde subito alla tua domanda, Elvira. Il Presidente ha ribadito in quel consesso, e lo ha detto già il 3 maggio, qual è l'importanza della libertà di stampa. Io ho dato uno sguardo al comunicato stampa, c'è scritto libertà, sogni e illusioni, direi aggiungerei una parola, realtà, perché viviamo in un mondo reale, in un mondo dove la stampa è accerchiata. Il mio consiglio dell'ordine, c'è cioè Filippo Mulè, consigliere esperto dell'ordine regionale, e ci interroghiamo tante volte in consiglio di questo, e per quel poco che si può fare io alzo le barriere, nel senso che tutto quello che accade giornalmente nei confronti dei giornalisti lascia perplessi e lascia anche stupiti. I dati che nei giorni scorsi ha fornito Ossigeno sono drammatici, ci sono tutta una serie di minacce, di avvertimenti nei confronti dei giornalisti che devono far riflettere, come devono far riflettere giornalmente le situazioni anche provinciali, anche locali, che accadono nelle nostre redazioni. Il mondo del giornalismo in questo momento è accerchiato, lo ritengo in grossa difficoltà, e bisogna fare fronte comune con il sindacato, l'ordine, ma anche la società civile, e mi fa piacere che spesso si alzano delle voci di dissenso. È chiaro e ovvio che la sentinella del giornalismo oggi è fondamentale. Io ho un dubbio, ho un tarlo, che il giornalismo, la scuola, l'università debbano andare a braccetto, perché sono delle fonti di intelligenza, sono ambiti dove si cresce dal punto di vista culturale, si cresce dal punto di vista formativo, e soprattutto si creano le generazioni, i dirigenti del futuro. Secondo me c'è un fil rouge che unisce il mondo del giornalismo, scuola e università, e il mondo del giornalismo deve alzare un po' la testa. Per primi cerchiamo anche di far sentire la nostra voce. La libertà di stampa è messa a dura prova in questo momento, non soltanto in Italia, i dati sono all'ordine del giorno, le situazioni le leggiamo, le raccontiamo e vengono fuori anche attraverso dei buoni lavori giornalistici. C'è la buona e la cattiva stampa, ci sono giornalisti che fanno il loro dovere, ci sono giornalisti che in molti casi evitano di farlo, in altri casi, permettetemi la parola, cercano anche di boicottare alcune situazioni che accadono, ma soprattutto cercano di orientare. Il giornalismo è sentinella, per la libertà, il giornalismo è sentinella per il cittadino, quel cittadino libero di decidere, di scegliere, di leggere quel giornale, di informarsi con il telegiornale, con l'informazione digitale. Però deve essere fatto bene, cioè deve essere fatto a schiena dritta, deve essere sviluppato attraverso quello che ci hanno insegnato i nostri maestri, cercare di mettere a confronto le fonti e pubblicare. La pubblicazione oggi spesso, chiudo, è figlia della velocità, è figlia di un click che deve essere conquistato, rispetto a quello che invece è il giornalismo che fa parte delle carte ordinistiche, che hanno 61 anni, va bene, saranno anche un po' impolverate, però sono quelle che devono essere rispettate, c'è la deontologia. Spesso molte cose noi le consideriamo articoli, carta, codici, invece deve essere all'ordine del giorno per un giornalista riflettere, perché le parole, come abbiamo raccontato 2 anni fa,
negli stati generali dell'informazione della parola, le parole spesso sono, sempre, sono importanti e possono anche far male. Chiudo ricordando che il giornalismo, oltre ad avere le minacce reali, le minacce concrete ai colleghi, c'è anche una minaccia che si chiama intelligenza artificiale, perché, se ne parlava prima, intelligenza artificiale è tecnologia, quindi la tecnologia non si può fermare, la tecnologia va avanti velocemente e spesso ci supera, come se noi andassimo sull'autostrada con una utilitaria, passa accanto alla Volvo, però l'intelligenza artificiale è, il Parlamento europeo da questo punto di vista è avanti, ha cercato di legiferare, ha cercato di mettere un paletto, di dire attenzione, perché l'intelligenza artificiale è importante, è diventata, fa parte un po' del mondo attivo, però può essere un nemico, quindi chi legifera, chi ha le chiavi in Parlamento per farlo, tenga conto anche di questo, quindi ritengo che sia un nemico sotterraneo da non considerare nemico lontano, molto molto vicino. Grazie. Grazie, grazie al Presidente dell'Ordine dei Giornalisti di Sicilia, Roberto Guerri, parole davvero importanti da tenere in grande considerazione. Ci rivediamo la prossima volta a 360 gradi, naturalmente.